diventando poliziotta, non mi sarei occupata solo di multe, del controllo delle cinture di sicurezza e della velocità. Ricostruivo l'immagine del poliziotto come qualcuno che ripristina la giustizia, rassicura i deboli, che impedisce il dilagare del male. Fu così che l'idea mise radici dentro la mia testa, cominciò a farsi largo in me. L'orgoglio di essere donna e in divisa fece ben presto pesare la bilancia a favore dell'idea di partecipare al concorso in polizia. Il piazzale della scuola allievi agenti di polizia di Trieste era pieno. Eravamo schierati, in divisa, tesi, emozionati per il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Era il punto di arrivo di 6 mesi di lavoro. Era anche un punto di partenza. Da lì ciascuno di noi sarebbe partito verso una destinazione assegnata per il primo incarico. Avevo coltivato l'illusione di poter tornare in Sardegna, a casa. Invece no, ero stata destinata altrove, un'altra isola, ma non era per niente la stessa cosa. Sicilia. Nulla contro i siciliani, ci mancherebbe, ma c'erano due fattori che mi facevano